Saluto! Ovunque, viaggialis! Stabili! È per me un onore presentare il maestro di scherma storica, maestro Luca Cagliò. Grazie maestro. Allora, innanzitutto ringraziamo il maestro Molina per averci invitato. Noi da sempre siamo i cugini poveri della scherma olimpica, perché purtroppo non è uno sport riconosciuto ancora a livello del CONI, anche se ci stiamo lavorando. E quindi due parole. La nostra associazione sportiva dilettantistica, che si occupa di quello che viene chiamato medieval fighting, è combattimento medievale. Essenzialmente mira a riproporre quelli che erano i combattimenti fra cavalieri medievali, i classici duelli cortesi, per intenderci quelli che avete visto nel film Il destino di un cavaliere, per chi l'abbia visto. Da qualche anno c'è in Italia una federazione che se ne occupa, nei paesi dell'est sono decenni che lo fanno, esistono tante competizioni internazionali e tante specialità diverse. Oggi noi con i miei allievi, dei quali alcuni sono agonisti, altri sono semplici praticanti, e vi illustreremo alcune delle specialità che compongono il vasto panorama della scherma storico del combattimento medievale in genere. Per quanto riguarda quello che vedrete, allora non vi fate ingannare da come siamo vestiti, potremmo sembrare un gruppo di rievocazione storica o potremmo sembrare un corteo storico di quelli che si vedono nelle feste di paese. No, noi siamo atleti. Siamo atleti, ci alleniamo, abbiamo i nostri manuali, i nostri trattati, le nostre tecniche, i nostri istruttori sono brevettati all'Accademia Nazionale, per cui esiste una nazionale italiana di cui mi onoro di fare parte, che fa i campionati mondiali, quindi è uno sport a tutti gli effetti. Magari qualcuno può sembrare strano, qui da noi non esiste, non si è mai visto. In tutta la Sicilia siamo soltanto 5 agonisti di scherma di combattimento medievale, 2 li vedete, io e quel ragazzo con la sovrapporta gialla e nera. Gli altri sono a Messina, 3 ragazzi di Messina. Allora, non voglio dilungarmi, rapidamente. Il Medioevo è un periodo molto lungo, dura circa 1000 anni, per cui gli stili di combattimento sono molto diversi. Adesso noi illustreremo 2 stili essenzialmente, uno stile fatto con un'armatura più leggera, Federico per favore, Federico è il mio aiuto istruttore del primo livello, non è presente alla nostra associazione. Allora, come vedete, la sua unica protezione è questa sorta di imbottitura, si chiama gambeson o bambagione o zuppa d'arme, a secondo insomma di che lingua si diceva. Perché? Perché loro faranno un combattimento che è detto a impatto medio-leggero, quindi la tecnica non è affondata al 100%, perché senza le protezioni adeguate, vale a dire queste che indosso io e che indosso Giovanni, non sarebbe possibile, perché una spada che pesa 1,2 kg, 1,4 kg, che arriva su un braccio, lo fragora. Quindi l'impatto sarà medio. E questo è il primo stile di combattimento. Illustriamo, allora saranno... Allora, praticamente come funziona questo combattimento? Mettiti a braccia aperte. Allora, il bersaglio è soltanto un cerchio che passa per i gomiti e le ginocchia, quindi da ginocchio in su, da gomito verso il tronco, esclusa la testa e una V che arriva all'inizio dello sterno. Quindi tutti i colpi validi tranne testa, avambracci e sotto il ginocchio. Ogni colpo vale un punto, ogni incontro dura 2 minuti, 1 minuto di pausa e altri 2 minuti. Ci sarà un maresciallo di campo, Dario passi avanti, che in genere è un guerriero più forte di quelli che sono in lizza, perché deve poter in caso di necessità bloccare se ci sono scorrettezze, se ci sono falli, o se qualcuno sta esagerando, perché in un combattimento a impatto medio si deve andare, diciamo, in surplus, senza picchiare troppo, senza colpire troppo, eccetera, eccetera. Quindi, adesso devo preparati, lasciamo scudo, e si scontreranno Federico e invece Andrea. Allora, come rito si mettono le spade sulla lancia, il maresciallo di campo, lanciandole verso l'alto, dice: Messeri, a voi. Si parla in volgare o in inglese, in questo tipo di specialità. Messeri, a voi! Allora, fase di studio, sono 2 minuti, le armature pesano, quindi non vi aspettate combattimenti alla brave art, perché non è quello il caso. In questo momento, momento di studio, i colpi, non è entrato niente per adesso. Come vedete non sono colpi affondati, perché non è possibile in questo tipo di combattimento. Ok, punto per Federico. Avete visto un colpo di taglio sul fianco. Allora, di queste competizioni ne esistono poche, perché non sono il massimo della spettacolarità, però ci sono e noi ve le proponiamo. Un minuto è passato. Passato un minuto, quindi siamo a metà del primo round. Punto, siamo a 2, come vedete. Colpo sul fianco, chiamiamolo fianco. Colpo, non ho visto, era sopra o sotto? Valido? Valido, allora siamo 2-1, 3-1. Il maresciallo tiene conto meglio di me. Ok. 30 secondi. Ultimi 30 secondi. Altro punto per Federico. Attenzione. Come vedete è stato, la spada è andata sulla faccia, era protetto, però se lo fa un'altra volta prende una penalità. Ok, in questo tipo di combattimento sono consentiti stop, fermi. Ok. Allora, questo qui è stato il primo round. Come vedete molto diverso da quello che si fa in questa scuola, perché innanzitutto le spade pesano 1,3 kg, quindi tutti i giochi di filo, di polso eccetera è impossibile farli. Lo scudo para molto del bersaglio, per cui infatti il secondo round lo faranno senza scudo, e per vedere così le tecniche vedete meglio. La scarpa, Federico, si combatte con scarpe di cuoio liscio, perché nel Medioevo, nel nostro periodo 1200, non esisteva il tacco che ci accompagna nel 1500, per cui si pattina con una facilità irrisoria. Ovunque, sull'erba bagnata, sul terreno, a maggior ragione su queste superfici. Quindi è molto importante tenere l'equilibrio, cosa che finora hanno fatto egregiamente, perché nessuno è scivolato, eccetera. Siamo pronti? Sì. Ok, Dario. Conta il secondo round. Messeri, va bene. Ora vedete i colpi entrano più facilmente, perché lo scudo non c'è. Notate le guardie diverse. Guardia alta per Andrea, guardia frontale per Federico. Avete le scintille. Allora, può sembrare tutto molto statico, ma muoversi con tutti quei chili addosso non è per niente semplice. Stanno tentando, bello, colpo avambraccio non è valido. Bene, punto per Andrea. Scintille, come vedete le spade fanno il loro lavoro. Ok, primo minuto. Stanchezza si fa sentire. Fermi. Andrea. Non so niente preso. In genere sempre tecniche consecutive, un colpo solo difficile. Punto. Punto di Andrea. 3 ultimi 30 secondi. Punto di Federico. Ok, punta, punto per Andrea. Stop! Fermo, stop! Sono passati i 2 minuti. Allora, adesso si metterà una campanata. Sei punti a 4. Il vincitore è Federico. Quello che vedrete adesso invece è un tutt'altro tipo di combattimento. Il combattimento a impatto pieno, qui il colpo non è controllato, il colpo viene dato al 100% della sua forza perché ha 2 scopi. Primo, fare punto. Secondo, invalidare l'avversario o facendogli male o rompendo un pezzo d'armatura. Quindi i colpi sono dati al massimo della potenza. Prima specialità che faremo vedere è la spada lunga. Questo è il classico spadone, peso 1,4 kg, si impugna a 2 mani e sarà un combattimento in cui il regolamento è molto semplice, non ci sono regole, nel senso che tutti i punti del corpo sono validi, tutto. L'unica cosa che sono vietate sono le punte, perché la punta, andando avanti, potrebbe scivolando entrando nella fessura degli occhi. Quindi le punte sono vietate, tutto il resto invece sarà consentito. Combatteremo io e lui, perché siamo gli unici che siamo agonisti in questa categoria, e saranno sempre 2 minuti e 2 round, come quello precedente. Messeri, a voi! La protezione, non vi preoccupate. Arrivavano in tutti i modi possibili e immaginabili. Le armature parano, ma fino a un certo punto sempre i colpi. Quindi penso che avete visto qualche tecnica di parate, tecniche alla testa, alle gambe, alle braccia, e ogni colpo vale un punto, quindi non c'è difficoltà nel contarli. Normalmente ci sono, oltre al maresciallo di campo, due giudici, ognuno che guarda i punti fatti dal suo combattente, nel senso quello che ha assegnato. L'armatura che abbiamo addosso noi pesa intorno ai 30 kg, quindi posso garantire che muoversi, come avete visto, non è che siamo agilissimi, non si combatte di filo, anche perché questi tipi di elmi, che per forza di cose devono essere molto coprenti, non lasciano molta visibilità, per cui abbiamo una visuale limitata. E anche il respiro, perché l'aria che buttiamo fuori non viene, come nelle maschere da scherma moderna che hanno i fori, eliminata, rimane e ce la rirespiriamo, per cui mantenere il fiato è veramente complicato. Faremo vedere un'altra specialità, dopodiché un'altra ancora. Sono tre specialità che compongono la competizione detta triathlon, che è quella che è tuttora utilizzata nei campionati mondiali per valutare il livello individuale. Poi esistono anche competizioni a squadre, c'è il 5 contro 5 e il 21 contro 21, che sono veramente spettacolari e dure, molto dure. Per Luca. Messeri. A voi! Vince il maestro Luca. Il combattimento che faremo adesso sarà diverso, perché sarà a raggiungimento di punti. Il genere viene fatto fra due combattimenti faticosi, il primo che avete visto e il terzo che vedrete, per riposarsi un po'. Praticamente si userà una spada e una mano, quindi molto più leggera e maneggevole, meno faticosa, e il brocchiere, che è... c'è un brocchiere? Sì. Allora, questo è un brocchiere un po' malandato, ma essenzialmente è uno scudo che viene utilizzato a una mano. È utilizzato per piccole parate, oppure parare in maniera un po' particolare, lo vedrete ora, o per colpire. In questo tipo di competizione il colpo con lo scudo non è consentito. Quindi le regole sono le stesse di quello precedente, se non che, anziché a tempo, Chi arriva prima a 3 colpi validi ha finito il suo primo round. Messeri, a voi! Per parare, perché essendo piccolo potrebbe scappare, quindi si utilizza accoppiato alla spada per parare la mano e prolungare la possibilità di parare. Messeri, a voi! Ovviamente questo qui sarà fatto pieno, quindi al solito colpi non controllati, colpi dati al 100% delle proprie potenze e capacità, col tentativo di fare punto. Ora, quello che voi state vedendo in questo momento è un duello cortese, quindi da torneo. Non è assolutamente quello che succede sul campo di battaglia. Poi, quando finiremo, vi faremo vedere rapidamente una sequenza da campo di battaglia. A cosa serve? C'è uno sport anche per questo, sì. Perché nei paesi dell'est, che hanno una considerazione della conservazione personale della salute molto blanda, cercano tutti i modi per picchiarsi. E hanno inventato delle battaglie che vengono fatte tipo a 200 contro 200, 300 contro 300, e vince chi rimane in piedi. Quindi lì veramente è tutto consentito, tu puoi finire a terra, essere picchiato, se hai il coraggio ti rialzi, se no resti a terra e aspetti che finisce la battaglia. Il concetto è la più importante a Grunwald in Polonia. Magari qualcuno se la sta domandando, esiste anche quella a cavallo, si chiama jousting ed è fatta esattamente come nel film, cioè cavalieri con delle lance con metà della loro lunghezza in balsa che si devono spezzare all'impatto con l'avversario. Stesso regolamento del film: se viene disarcionato hai perso, 1 punto se viene colpito al tronco, 2 punti se viene colpito al collo. È molto, in Italia ce ne pochissime che lo fanno perché devi avere un cavallo tuo, deve essere addestrato a muoversi col comando solo delle gambe perché hai scudo e lancia, quindi non puoi comandare il cavallo come comandassi normalmente nell'equitazione. Quindi in Italia appunto qualcuno c'è che lo fa le competizioni, con scarso risultato ovviamente, facciamo uno per adesso. Dunque, speriamo sempre nel futuro. Messeri, a voi! Colombo. Bene. Questo duello per disarmo viene vinto dal maestro Luca Cameo. Quello che ci tengo a sottolineare, non siamo teatranti, siamo atleti. Qui non c'è niente di preordinato, qua sono legnate, ognuno in base a quello che sa dare, l'altro a quello che sa ricevere. Avete visto un contro finito per disarmo, perché su un campo di battaglia perdere la propria arma vuol dire essere morti. Quindi ricreiamo questo. Ora, se non vi siete ancora annoiati, vi faremo vedere un secondo uno scontro da battaglia, che è diverso da questo, che è un duello cortese. Non posso permettermi di fare come nei film, di affilare i coltelli per fare terra, perché affilando i coltelli arriva un suo compagno alle mie spalle e finisce lì. Quindi devo rapidamente toglierlo di mezzo, avanti, e continuare la battaglia. Quindi per esempio io farei così. Quanto durava il combattimento? Allora, con queste armature che abbiamo indosso è veramente difficile ferirsi, anche all'epoca, anche se la metallurgia dell'epoca non permetteva armature così resistenti, anche all'epoca io facevo così. Non lo bucavo l'armatura, quindi l'unico modo era atterrarlo, e una volta che atterrano due possibilità: se ha una bella armatura vuol dire che è di famiglia ricca, per cui io non lo uccido, lo faccio prigioniero e chiedo il riscatto alla sua famiglia e mi distevo per tutta la vita. Se invece è un poveraccio, cerco uno spazio nell'armatura, la gola, l'inguine, l'ascella o la frittura degli occhi, per porre fine alle tue sofferenze. Per cavarsela su un campo di battaglia esiste un'arte marziale a mani nude che è detta abrasare, con la C, quella con il segnetto sotto che non mi ricordo come si chiama. L'abrasare è la via di mezzo tra lotta libera e fucilato, e i cavalieri la imparavano prima di impugnare le armi. Quindi quando si parla di arti marziali e si pensa sempre al Giappone, alla Corea, alla Cina, ricordiamoci che esistono anche le arti marziali storiche. Tant'è vero che c'è la federazione internazionale che si chiama EMA, Historical European Martial Arts, che cura lo studio di questo. Quindi ipotizziamo che per un motivo qualunque ho perso la mia spada, l'ho lasciata infilzata nel corpo di qualcuno, che si è spezzato, quindi mi trovo a contro di lui che ha la spada. Quindi lui mi attacca con la spada, tranquillamente va, non mi posso parare perché non mi succede niente. Quando vedo che è il momento giusto, svolge nella nostra accademia un torneo riservato alla categoria esordiente pulcini. Quest'anno, 2 settimane fa, lo abbiamo svolto questo torneo, e passo la parola al maestro Lorenzo, che sarà il responsabile della premiazione di tutti i ragazzini. Sì, buonasera a tutti. Questo, come anticipato il maestro, è una premiazione di un piccolo torneo di fioretto che di solito facciamo a Natale, con le categorie esordienti e pulcini, che sarebbero le categorie non agoniste, che non partecipano a nessun campionato né regionale né nazionale. E, oltre al torneo, il giorno 13 dicembre è stato fatto anche una dimostrazione ludico-motoria, perché oltre a curare, soprattutto in questa fascia d'età, il discorso tecnico o schermistico, prima ancora si va a curare ciò che riguarda l'educazione motoria, quindi schemi di base, eccetera, e quant'altro. Passiamo subito alla premiazione, perché il tempo è sempre più vicino alla cena, e quindi io esco il classico pizzino. Abbiamo diviso abbiamo fatto due piccoli tornei, uno con il fioretto di plastica, che è questo che utilizzano chi si avvicina per la prima volta alla scherma, in età naturalmente da bambini, e uno con il fioretto di ferro, che è un mini fioretto un po' più corto rispetto a quello da agonistico per gli under 14. Allora, passiamo alla premiazione del torneo di fioretto di plastica. Terzo classificato Gurrieri Salvatore, un bel applauso. Premia il dirigente consigliere Corrado Presti. Secondo classificato lo schermidore Campo Flavio. Flavio Ferreri di Europroclub. Le trombe, al primo posto si classifica lo schermidore più piccolo della nostra accademia, Arezzo Filippo. Premia il consigliere Salvatore Ingrao. Negli assalti che hanno fatto, e hanno vinto qualcosa, hanno vinto una coppa. Non ha importanza chi arriva prima, chi arriva ultimo, l'importante è partecipare e dare il meglio di se stessi. Bravo. Passiamo al fioretto di ferro. Al primo posto si classifica Candiano Giovanni. Ciao Giovanni. Premia Corrado Presti. Secondo posto un bambino. No, speciale voglio dire, dove la scherma è di famiglia. Giulio La Carruba. Premia Alberto Lena. Terzo posto. Perché ti sei alzato? No, già, loro naturalmente già lo sanno. Al terzo posto Agosta Marco. Bravo Marco. Premia Salvatore Ingrao. Aspetta. Bravo Marco. Al quarto posto Longo Leonardo. Bravo. Regna Maestro Molina. Quinto posto va ad Antoci Alberto. Applauso ancora, alziamo le coppe, anche loro hanno tirato con grande impegno, molti di loro sono alla prima esperienza proprio col fioretto, tutti sono stati bravi e ribadisco ancora un bel applauso per loro. Grazie alla collaborazione di tre piccoli maestri, io chiamo a Marco Presti, Matteo Passafiume, Emanuele Di Franco, Maria. Grazie a loro è stato possibile la realizzazione di questo torneo. Consegna Maria Elena e Stefania un regalo da parte della società. Grazie maestri. Ok, adesso passiamo al consueto regalo della società per tutti gli atleti. Calvanese Umberto, Carbonaro Ginevra, Colombo Pietro. Di Franco Emanuele Maria. Ingrao Salvatore. Lena Alberto. Lomagno Mattia. La cognata Salvatore. Mormina Manuel e Nicolaivic. Occhipinti Emanuele. Passafiume Matteo. Presti Turi. Presti Marco. Rizzo Michela. Rosa Pino. Tumino Flavio, Tirella Rosario, D'Amato Stefano, Leggio Stefano, Pagliara Edoardo, adesso parto dai più piccoli, Arezzo Filippo, Marco Agosta, Bruno Canzonieri, Di Stefano Samuele, Gallo Giuseppe, Liali Mattia, Leggio Gabriele, Longo Leonardo, Antoci Alberto, Campo Flavio, Candiano Giovanni, Gurrieri Salvatore, La Carruba Giulio, Ottaviano Amedeo, Salvo Dario, Terranova Carlo, Nicolò, sei stato... Nicolò Mormina. Matilde Tuminello. Siamo ai due tecnici delle armi, Tumino Alessandro e Di Rosa Giorgio. Ai maestri Occhipinti, Lorenzo e Lena Alberto. Sergio, Noemi, Clara, Noemi, Dario, Giovanni, Federico e Andrea. A nome dell'Accademia, di noi tutti, ringraziare al maestro Cagliò e i loro uomini d'armi e le damme. Grazie mille, sono con voi. Il maestro vuole dire due parole. Allora, io ringrazio tutti voi nella persona del maestro Molina, che veramente ha creduto in noi, in questa... Chiamiamolo sport, anche se purtroppo ancora non lo siamo. E col maestro abbiamo parlato, ci siamo incontrati su alcune vedute, eccetera, è qualche mese che ci conosciamo. Da parte mia, avere una persona come il maestro Molina, ritengo che siete molto fortunati ad avere il maestro Molina a cui fare riferimento, perché veramente... Non mi conosceva, era un illustre sconosciuto e mi ha dato fiducia e ha creduto in noi, tanto da volerci qui nel suo evento finale. Rappresento una cosa, noi non esistiamo come sport. C'è stato un tentativo della Federazione Italiana Scherma qualche anno fa di introdurre nella scherma FIS la nostra disciplina. Per la miopia di qualcuno non è andato in porto. Tuttavia ci hanno comunicato all'ultimo raduno della nazionale, è stato due domeniche fa, che è in corso uno studio da parte del CIO, Comitato Internazionale Olimpico, per riconoscerci come sport olimpico, per cui Andrea vieni. La speranza è che non a questa, ma alla prossima Olimpiadi potrete vedere la maglia della nazionale italiana di combattimento storico medievale insieme alle maglie della nazionale italiana di scherma olimpica, come la chiamiamo noi, e gli altri sport. Questa è la mia maglia che io mi sono onorato di indossare ai campionati mondiali a Praga quest'anno, e che spero di indossare ancora tante volte. Con tutto ciò, a nome di tutta la scuola nostra, vi ringrazio. Noi siamo i Milite Strinacre, abbiamo la pagina Facebook, il sito, per le informazioni siamo lì.